可能はない。芸術的なサッカーを見せてやる。Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a Captain Tsubasa Dream Team. Devo recuperare un po' di robe, ragazzi. La settimana scorsa mi sono limitato, tra virgolette, molto tra virgolette, a fare la live su Dream Team, ma non ho fatto il video, non ho registrato il video settimanale. Questa settimana farò esattamente l'opposto, visto che mi hanno dato degli orari di lavoro leggerissimamente stressanti a sto giro. Farò il video e non farò la live, anche perché comunque in realtà c'è poco di cui parlare a sto giro. Allora, andando a recuperare però il tempo perduto, iniziamo con le notifiche ormai uscite un paio di giorni fa, non le notifiche, pardon, con quello che già effettivamente c'è nel gioco. Ovvero questa nuova estrazione che vedete dei due giocatori svedesi, Brolin e... mi stava venendo Larsson, ciao Fredrik. Andremo poi a vederli perché potrebbero dare qualche indicazione relativa al probabile Dreamfest di fine mese. Aggiunta la Challenger Road di tipo resistenza, agilità e tecnico. Semplicemente sono stati aggiunti 5 scenari alle challenge monocolori. Fortunatamente sono degli scenari abbastanza facilotti da fare. Io per adesso ho fatto solo il verde, dico la verità, quello tecnico, ma l'ho fatto tutto in automatico. Si imposta una formazione monotecnica, chiaramente bisogna avere comunque una squadra, insomma, di un certo spessore. Non potete andarci con una squadra debole, dovete utilizzare una squadra messa su in una certa maniera. Però rispetto alle altre challenge che abbiamo visto di recente, letteralmente impossibile se non si avevano determinati giocatori, questi diciamo che dovrebbero essere un attimino più fattibili. La club poi oggi ci propone anche questo quiz dei giocatori, che non capisco, sarebbe più che altro quiz verso i giocatori o quiz per i giocatori in questione in questo caso saremmo noi, dove ci vengono chiesti parere sull'RNG, nella fattispecie il fatto che nella modalità amichevole la club ha inserito una nuova versione, una versione modificata, attivabile purtroppo al momento solo in amichevole, dove il gioco, per i contrasti dove c'è una determinata differenza tra una tecnica e l'altra, anche se questa differenza non viene spiegato a quanto ammonta, quindi non si sa, porta direttamente la percentuale di vantaggio al 100%, quindi sostanzialmente va a cancellare l'RNG o buona parte dell'RNG. Io ancora sinceramente non l'ho testata questa cosa, la testeremo magari in una delle amichevole future. Fatto sta che in sostanza la club ci sta chiedendo: volete che eliminiamo del tutto l'RNG proprio in tutti i sensi? C'è solo da rispondere sì e no sostanzialmente, quindi qua ognuno poi sceglie in base alle proprie preferenze. Tornato anche la seconda parte del bannerino dei giocatori giapponesi, con quel mostro di Izawa che è tuttora uno dei difensori migliori secondo me che il gioco ha da offrire. Aoi e Soga in realtà sono dei mezzi scarponi, Izawa mio malgrado è ancora dannatissimamente bello. Dico mio malgrado perché io di questo banner naturalmente, quando sono andato a pullare, chi potevo trovare? Soga e Akai, ciao, e Aoi, ovvio. Potevo trovare Izawa? No, figuriamoci. Poi questa settimana, questo mese, la club ci preannuncia che la sua solita live mensile sarà al 27, che quindi dovrebbe essere mercoledì prossimo, se non ho sbagliato a fare il calcolo così a occhio. Ha aggiunto un nuovo scenario del Next Dream, che non ho ancora visto, ma del quale già stendo da subito un velo pietoso. Ancora non l'ho fatto, però so già di che cosa parla. So già di che cosa parla perché la club ci introduce quest'oggi questi due nuovi giocatori, due nuovi per modo di dire, perché in realtà Larsson già lo conosciamo, giocatore appunto della Svezia, lo conoscevamo con quanto compagno di Levin nella Svezia Under 20, adesso sappiamo che è andato a giocare al Celtic, giustamente anche direi, perché lui era ispirato a Henrik Larsson, che era effettivamente un giocatore del Celtic, così come era un giocatore del Celtic Shinsuke Nakamura, che ha giocato anche nella Regina tra le altre cose in Italia, che qui viene riportato come Kevin Nakamura, che è palesemente Shinsuke Nakamura, solo che questo Kevin Nakamura è inglese,
E anche qui ci sarà da aprire una piccola parentesi, ma questa ve la faccio vedere subito perché effettivamente è epocale. Praticamente noi adesso, se andiamo in una qualsiasi parte del gioco dove dobbiamo scegliere dei giocatori e impostiamo i filtri sulla nazionalità, vediamo che la club ci ha messo due Inghilterre, cioè ce l'ha messa un'altra. Questa era l'Inghilterra classica che avevamo già, per dire, con Robson, e questa è la nuova Inghilterra di Kevin Nakamura. La conoscenza geografica della club è veramente d'antologia, per mischiare giusto due materie che mi piacevano tanto all'epoca. Naturalmente questa bandiera è l'Union Jack del Regno Unito. La club evidentemente pensa che Inghilterra e Regno Unito, come si dice, siano proprio due nazioni che possono giocare anche tra di loro. In realtà il Regno Unito non è una nazionale calcistica, l'Inghilterra è una nazionale calcistica, il Galles è una nazionale calcistica, la Scozia è una nazionale calcistica, l'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Sud sono nazionali calcistiche, non il Regno Unito. Non il Regno Unito. Però loro giustamente mettono Inghilterra e Inghilterra. Meraviglie della club. E vabbè, fatto sta che oltre a questo nuovo bannerino Next Dream con i giocatori del Celtic, bello vedere che la club, tra le altre cose, in questo gioco caga praticamente qualunque squadra esistente d'Europa, tranne il Milan, per quello che riguarda la Champions, perché evidentemente per loro il Milan in Champions non ha una storia troppo particolare. Poi ci hanno rimesso anche la Mini Dream Collection, selezione Mini Dream Collection, selezionate voi i giocatori che volete in rate up e se volete provate a pullare. Poi giustamente nel mercato delle dribble hanno inserito anche la maglietta del Celtic, perché figurati se si facevano scappare questa ghiotta occasione. E per concludere, la club si scusa per la confusione generata dall'estrazione da 10 gratuita giornaliera in occasione dell'evento dei 50 milioni di download worldwide. C'è stato un errore di comunicazione. Dove l'ho già sentita questa di recente? Vabbè, in sostanza la club si scusa perché il fatto che questa estrazione fosse disponibile solamente per una decina di giorni, quindi fino al raggiungimento dei 100 giocatori estratti da ogni singolo utente, era stata specificata solamente tramite alcuni canali dedicati, in particolar modo i social network e nei pop-up in game. Quindi si vede che questa cosa non l'hanno specificata abbastanza bene. Io sinceramente non ci ho fatto caso, io pullavo giornalmente, un bel giorno non l'ho vista più e ho detto sarà finita, però pare che qualcuno ci sia effettivamente rimasto male. Senza indugiare oltre, andiamo quindi a vedere i nuovi giocatori inseriti, partendo dagli svedesi che, ripeto, dovevo un attimino recuperare. Allora, partiamo con Fredericks, l'astuto centrocampista offensivo, ovviamente, di tipo tecnico, Svezia, dei mondiali giovanili, 1267 punti di stamina, 53.000 d'attacco, 37 di difesa, 51.600 di forza fisica. In attacco 19.2 di tiro, 16.7 di potenza, ci può anche stare, bel passaggio, 17.18 di maestria, 16 di dribbling, 16 di velocità, pure contrasto e intercettazione non fanno proprio schifissimo. A livello statistiche si è visto di peggio. Super solidarietà con 5 più giocatori non giapponesi tipo tecnico, tutti i parametri più 25%, quindi ancora vecchio stampo. Legame nazionale Svezia, più sono i giocatori svedesi in campo, maggiore il bonus ai parametri, massimo 20% fino a 2 giocatori. Quindi contando che uno dei due è lui, basta averne un altro oltre a lui. C'è la gatta che mi sta sfondando la porta, vabbè, dettagli. 20% di bonus a queste statistiche. Il ragazzo se la gioca, devo dire la verità. Tiro tecnico in loop potenziato a 550, combinazione in velocità che non richiede particolari giocatori. Una volta mi ricordo che gli svedesi dovevano, tipo gli olandesi, dovevano esserci tutti per utilizzare una tecnica di 1-2. Sto andando a memoria, se qualcuno adesso mi dice no Bardi stai dicendo una cagata, agli svedesi quella roba non l'hanno mai avuta, vuol dire che sto veramente invecchiando male. E poi dribbling tecnico, poi potenziamento del range e movimento del dribbling, se il dribbling ha successo distanza di movimento moltiplicata per 3, killer di stamina, consumo di stamina dell'avversario durante i contrasti più 20%, lo fanno tutti per Muller questa cosa.
Indebolimento dell'intercettazione automatica per i centrocampisti difensivi e i difensori della squadra avversaria del 20%. Giocatori svedesi, tutti i parametri più 3%, via, crepi l'avarizia, immunità nevicata e manto di neve. Quindi sta per arrivare probabilmente un evento dove dovremo utilizzare giocatori svedesi e dove nevicherà. Svedesi o europei o dei mondiali under 20. Forse dei mondiali under 20 già c'era addirittura, no? Sto facendo un attimino confusione. Vabbè, in genere comunque sapete che quelli preannunciano l'arrivo di qualche evento particolare. Direttamente da Dragon Ball Broly. C'è un motivo poi se lo chiamo così. C'è un motivo. Centrocampista difensivo e difensore di tipo resistenza. Il motivo è che sto ciccio ha 22.800 punti di potenza. Veramente, manca la capigliatura magari un po' più pompata, i capelli un attimino tendenti al verde e poi è direttamente proprio Broly da Dragon Ball. È lui. Vabbè, 1271 punti di stamina, 44.000 d'attacco, 51.003 di difesa e 51.004 di forza fisica. Fa ridere perché grande, grosso così com'è, difensore, centrocampista difensivo con 22.008 di potenza, tu ti aspetti che difensivamente parlando sia un bloccatore stratosferico. Mondiale Under 20 lui bloccava il raggio shot di Yuga tra le altre cose, quindi non proprio, insomma, come per dire, il mingherlino della situazione. E invece no, perché? Perché quei 22.008 di potenza sostanzialmente a lui servono per potenziare quei 19.5 di tiro che si ritrova in attacco. In attacco sa solo tirare, in difesa sa far tutto tranne che il blocco, a meno che adesso non arrivi qualcosa che vada a potenziare il blocco. Io lo sto vedendo adesso per la prima volta, anche se è in game da due giorni. Grande risveglio dei guerrieri tipo resistenza, giocatori tipo resistenza, tutti i parametri 28%. Killer di giocatori giapponesi contro giocatori giapponesi, parametri più 10%. Va bene se becca un portiere giapponese, va bene se becca gli attaccanti giapponesi, però comunque blocca poco lo stesso. Blocco di faccia del guardiano, blocco da 548 punti. Io a questo punto pretendo una latenza sul blocco, però, perché se il blocco è anche la sua skill principale, deve essere per forza un killer di qualcosa. Intercettazione e contrasto di tipo S. Poi c'è anche il suo bel bazooka nascente. Scaraventa viene avversario, non perde la sua impetuosità anche se usato da una grande distanza. Sapete che quando questo effetto è sul tiro, in realtà la descrizione non è del tutto vera. Non è vero che il tiro non perde impetuosità anche se usato da una grande distanza, ne perde di meno rispetto ai tiri normali. E questa latenza, questa cosa invece è vera se ci fosse una latenza con quella descrizione. Io adesso mi auguro di non trovarla. Potenziamento del blocco intercettazione: quando viene effettuato un'intercettazione o un blocco automatico c'è il 60% di probabilità di attivare una tecnica speciale senza consumare stamina, va bene. Specialista dei tiri lunghi: la distanza ha una minore influenza sui suoi tiri, probabilità 80%, si attiva solo durante i contrasti. È questo che temevo, però non è un 100 su 100, quindi c'è effettivamente la probabilità che il suo tiro venga un po' depotenziato. Avete il 20% di probabilità e soprattutto lui comunque deve entrare in matchup con un avversario. Ora, entrare in matchup con un avversario di per sé non dovrebbe essere un problema, perché lui andrà a matchare per forza o un attaccante o un centrocampista offensivo che in genere sono sprovvisti di blocco, quindi se ne frega bellamente. L'unico fastidio che può avere è se l'attaccante o il centrocampista offensivo di turno ha killer di stamina, allora magari lì glielo drena via malvagiamente. Di certo è che se lo si incontra bisognerà mettere al centro della propria difesa un difensore che abbia inflessibile, comunque una latenza che devia comunque il pallone col corpo del difensore di turno senza scaraventarlo via e che ne rallenta l'effetto, ne rallenta la potenza, ne rallenta la velocità, ne diminuisce la potenza. Gira la ruota Bard e scegliene una, vediamo se prima o poi ci azzecchi. E vabbè, insomma, diciamo che ci siamo capiti. I difensori con inflessibili, quando si affronta un avversario con questa latenza e la passiva su quel tiro, diciamo che dovrebbero essere tipo un obbligo di legge. Anche lui, giocatori svedesi, tutti i parametri più 2%, neanche 3, sono proprio sprecati. Tra lui e il suo collega arrivano al massimo il 5%. Consumo di stamina dell'avversario durante i contrasti più 20%.
Quindi quello che potrebbe essere uno dei suoi, tra virgolette, punti deboli, in realtà se ne frega perché diventa anche un punto forte. Lui deve per forza matchare un avversario se vuole utilizzare il suo tiro. E matchando l'avversario va a finire che l'avversario, anche per dire scegliendo un blocco bianco, consuma comunque il 20% in più. E a questo punto è obbligo, direi, utilizzare il blocco bianco. Beh, vabbè. Vi devo dire, dei vari banner usciti recentemente, questo se non altro è uno di quelli più interessanti. Vediamo se i giocatori del Celtic saranno su quella falsa riga. Partiamo da Kevin Nakamura, giocatore palesemente inglese, infatti nazionale Inghilterra, ovvio. Si chiama Kevin, cosa conterà che il cognome Nakamura? Nulla. Cosa conterà che è ispirato palesemente a un reale Nakamura che è esistito, giocatore del Celtic, di niente, lui è inglese, puro sangue aggiungo io. 1269 punti di stamina, 52.002 d'attacco, 39.006 di difesa, 45.6 di forza fisica. Ecco, già qua torniamo un po' più su con i piedi per terra, perché in attacco, dribbling 17 di dribbling e 14 di velocità, buono, però non eccezionale. Tiro 18 sarebbe anche buono, ma non con 12 di potenza, una foglia morta. Il passaggio è sicuramente la sua skill migliore, la sua abilità migliore, 1006 di passaggio, 19.2 di maestria, è un passatore sostanzialmente. Contrasto intercettazione sopra i 15.000, di per sé ci possono anche stare per un centrocampista offensivo di ruolo. 28% per i giocatori di tipo agilità, quindi già un'abilità di squadra di quelle nuove. Passiva, anticipo, 60% di possibilità che il potenziamento dell'intercezione automatica dell'avversario non si attivi con la sua tecnica speciale di passaggio, però vale solo per la sua in questo caso, occhio. Poi tecnica principale, il passaggio ovviamente, ha un dribbling, un contrasto, un'intercettazione, quindi bene o male le skill di tipo S che deve avere ce le ha. Legame, finalmente torna un giocatore con Bond, con tre o più giocatori non giapponesi, perché si vede proprio che chiamandosi Nakamura i giapponesi gli stanno qua, no? Parametri tutti i giocatori della squadra 7%, non è neanche uno di quelli del 7,5%. Contro mediani e difensori parametri più 20%, questo va bene perché lui affronterà praticamente sempre mediani e difensori avversari, quel 20% effettivamente gli dà un boost notevole. Non segna comunque neanche a porta vuota, però va bene. Linea diretta Nakamura, quando l'attaccante alleato riceve un passaggio da Nakamura i suoi parametri aumentano del 5% alla scelta del prossimo comando. Incoraggiamento per i giocatori del club: se vince un contrasto, giocatori del club della sua squadra parametri più 5% alla scelta del prossimo comando. Ha un grave difetto effettivamente, non ha l'antisigillo, considerando che lui è la prima volta che esce. Non so se ci sono già nel mercato delle tecniche per lui, perché lui ha veramente bisogno che gli si insegnino delle tecniche speciali di riserva, perché se becca uno che comunque c'ha il sigillo, addirittura il doppio sigillo, viene fregato malissimamente. Visto così, personalmente lo ritengo più scarso dei due svedesi visti prima. E per rimanere in Svezia, a questo punto andiamo con Larsson, centrocampista offensivo e attaccante di tipo tecnico, 1267 punti di stamina, 48.5 d'attacco, 34 di difesa, 46.6, 46.7 praticamente di forza fisica. E già qua vedo una sorta di copia e incolla, perché 19.5 di tiro, 19.6 di per sé sarebbero anche belli, ma non con 13.8 di potenza, a meno che non abbia qualcosa fuori che lo renda un bomber inarrestabile. Adesso lo vediamo, però non ci siamo neanche con le altre statistiche d'attacco, perché 14.4 di dribbling e 14.4 di passaggio sono abbastanza insufficienti. Oddio, magari il dribbling con 18.000 di velocità ancora un po' si salva, ma il passaggio veramente, 14 di passaggio, 14 di maestria, zero. Abilità difensive praticamente nulla, 11.3 di contrasto, 12 di intercettazione. Se io mi limitassi a vedere sta schermata qui, direi questo fa cagare. Vediamo se si salva in qualcosa. Allora, giocatore di tipo tecnico, tutti i parametri 28%, ok. Abilità passiva all'interno dell'area di rigore e delle vie laterali, quindi è bello, area di rigore e vie laterali, quindi è proprio un esterno d'attacco. Ecco, lui è un bel esterno d'attacco per un attacco a 3. All'interno dell'area di rigore parametri più 30%. Ora provo un attimino a immaginarmelo. Beh, effettivamente arriverebbe quasi a 23.000 di tiro e arriverebbe a 17.000 di potenza.
23.000 di tiro, 17 di potenza, sì, ci può stare. Anche il dribbling e passaggio effettivamente con un 30% in più ci potrebbero stare. Bisogna, è situazionale, anzi forse sarebbe da dire è posizionale, che non so nemmeno se esiste come termine, però dipende tutto dalla sua posizione. Se lo si usa, anzi direi che lo si deve per forza utilizzare come attaccante esterno, se lo si vuole far tirare in porta, e io credo che lo vorrete far tirare in porta perché la sua tecnica principale è comunque un tiro, quindi in qualche modo in area di rigore ci deve arrivare, tanto vale che parta già più in là possibile. Poi ha anche il dribbling e un'intercettazione, bisogna insegnare qualcosina. Legami, se ci sono tre o più giocatori non giapponesi, i parametri di tutti i giocatori della squadra più 2%, to, va chi si rivede, un debuff incredibile, credevo avessero fatto la fine dei dinosauri. Se ci sono tre o più giocatori non giapponesi, i parametri della squadra meno 6%, quindi tra debuff e bond lui comunque arriva a un 8% complessivo, alleluia. Specialista del tiro angolare, non perde la sua impetuosità anche se usato per tirare in porta da un'angolazione molto stretta. Trattandosi di abilità latente, questa descrizione è dannatamente vera. E su un giocatore che può giocare praticamente quasi solo da esterno, cacchio, è buona sta cosa. Killer di stamina, consumo di stamina dell'avversario durante i contrasti più 20%. Allora, i tre svedesi, devo dire la verità, messi insieme, 1, 2 e 3, sarebbero effettivamente tanta roba. Sarebbero tanta roba. Brolin si potenzia in base ai giocatori svedesi presenti in campo. Fredrik comunque è un più che discreto trequartista. Brolin e Fredrik insieme danno complessivamente un 5% agli svedesi. Larsson, oltre a pupparsi il 5% dei suoi compagni, effettivamente messo come esterno d'attacco, dice la sua. O almeno, statistica alla mano, dovrebbe dire la sua. Ovviamente noi tutti sappiamo che... Cosa ci sta dicendo la club? Erano quattro i cavalieri delle notti bianche, perché i giocatori della Svezia dei mondiali under 20 erano stati soprannominati i quattro cavalieri delle notti bianche. Manca il quarto, che casualmente sarebbe il più forte. Casualmente. Sarebbe Levin. Quando mai potrà arrivare Levin, visto che sono usciti Larsson, Fredrik e Brolin? Quando mai potrà arrivare? Prima chiudiamo una piccola parentesi, vi ricordo che adesso di giocatore svedese in game c'è anche Ibra. O Zlatanovic, se vogliamo chiamarlo alla clubesca, è svedese anche lui. Quindi in un modo o nell'altro anche lui con i suoi compagni di merende più giovane potrebbe effettivamente tornare utile. Occhio a sta cosa. Vabbè ragazzi, al Dream Fest comunque manca poco, mancheranno neanche 10 giorni, mancheranno circa 9 giorni se la club lo vorrà fare al 31 o magari un po' meno se vorrà anticiparlo, quindi direi che non dovremo comunque aspettare tanto per avere un nuovo Levin. A oggi i bookmakers hanno smesso di ricevere scommesse per Levin Dream Fest perché è forse ancora più che scontato. Ecco, diciamo che mi stupirei veramente se a questo punto il giocatore di Dreamfest di fine mese non fosse Levin. Mi stupirei di brutto, devo essere sincero. Al momento il mio punto interrogativo più grande non è se il Dreamfest a fine mese sarà Levin o qualcun altro, ma è che versione sarà di Levin. Under 20? Monaco? Monaco? Bayern Monaco? Quello in questo momento vorrei sapere. Vabbè, vedremo ragazzuoli, non manca tanto. Allora chiudo qua perché sto tirando troppo per le lunghe, ragazzuoli, ripeto, niente live purtroppo a sto giro, sono leggerissimamente cotto, abbiate pazienza, venerdì anche per me, spero che questo video in qualche modo possa compensare. A breve dovrebbero arrivare anche dei video per eFootball 2024, spero che possano eventualmente interessarvi e piacervi anche quelli. Per oggi è tutto, pace belli, alla prossima.